Slot machine, lotterie e scommesse virtuali. Un divertimento che può trasformarsi in una dipendenza difficile da vincere. Parla chiaro l'ultima indagine del Centro Regionale per la Salute Globale. La situazione è drammatica. In un solo anno, per il gioco d'azzardo in Umbria, è stato speso oltre 1 miliardo di euro. Tra le aree più critiche, dopo il Perugino e Terni, si inserisce l'Alto Tevere. Solamente qui sono 1600 le persone con problemi di ludopatia. Di queste, meno di un terzo vengono seguite dai servizi locali. Uscire dal tunnel delle scommesse, con il giusto sostegno, si può. Lo dimostra la storia di Luca, che oggi ha 31 anni. Arrivavo veramente quel periodo a giocare veramente migliaia di euro ogni giorno, cioè proprio cifre folli. Cioè. Luca è un ingegnere, ma è sempre stato anche un calciatore. Ancora oggi gioca in eccellenza. Quando entro spogliatoio, cioè io vedo i miei compagni che ne so, la domenica arriviamo al campo, iniziano a dire, ah sì, dai adesso gioco, ma anche banalmente, questa forse è una sciocchezza, ma gioco le rimesse laterali, i calci, cioè purtroppo la gente non si rende conto che comunque è una malattia. Appunto, se ti rompi in ginocchio, poverino, se hai un problema di gioco, guarda che è deficiente, che questo spende i soldi che guadagna, con tutti i soldi che guadagna. Immagino che, per dire, Fagioli, che ho letto diverse storie, cioè lui abbia veramente, abbia debiti appunto con i compagni, quindi pensa tu quanti soldi può aver giocato, ma cambia soltanto che c'ha più disponibilità di altri. Luca è uscito da questa dipendenza grazie alla sua determinazione, alla rete di affetti e all'aiuto del centro dipendenze. L'anno scorso ho preso la laurea telematica in psicologia, quindi sta storia mi ha portato poi a, ecco, tra le varie cose positive anche a cambiare totalmente ambito. E niente, mi sono sposato un mese fa, quindi... Ah, auguri, vai. Guarda,